Bella ragazzi, sono Andrea Verdog e benvenuti in questo nuovo video. E in questo video, ragazzi, come potete vedere, siamo su Grande Pizza Buona Pizza. Allora, ragazzi, è un simulatore di pizza, insomma, si fanno le pizze, si scelgono gli ingredienti, che tra l'altro non ho mai portato sul canale. E quindi, ragazzi, ho deciso di, insomma, di portarlo. Quindi, iniziamo, ci chiede, vabbè, l'età. Ok, e si inizia così, ragazzi, nuova apertura. E ovviamente, insomma, del ristorante. E davanti abbiamo insomma il nostro nemico, no? Che anche lui ha una pizza e appunto ci verrà a trovare. Allora, praticamente ci sta chiedendo se so quello che faccio, sto rovinando gli affari perché insomma sono davanti alla sua pizzeria. Allora ci chiede di fare una margherita, ragazzi. E quindi solo salsa e mozzarella tagliata in 6 fette. E già ci dai i soldi. Quindi. Ok. Ah, mettiamo la salsa. Quindi scegliamo. Ok. Ovviamente mettendo gli ingredienti, ragazzi, i soldi scendono. E vediamo. Lo mettiamo qui. Vabbè, volendo si potrebbe anche. E insomma velocizzare il tutto, ma bisogna guardare un video. Ok, vabbè, 6 fette già è segnato, ragazzi. Ok, e gli diamo, ovviamente vediamo. Esatto. Vabbè, questa praticamente era una prova, no? Adesso arrivano i clienti veri. Allora, una pizza con la mozzarella, me la taglio in 6 fette. Quindi praticamente, ragazzi, pizza uguale a quella di prima. Ok. L'intento, ragazzi, in questo gioco è di non fallire e di non fallire appunto l'azienda o il ristorante. E quindi di fare la pizza giusta. Scusate, ragazzi, mi si è aperto Steam. Mi si apre tutto. Computer automatico. Quindi 6 fette. Eccoci qua. E andiamo. Va bene. E qua, ragazzi, ci sono le mance. E ragazzi, se vi piace possiamo fare anche una serie di questo gioco. Attiriamo le cose più semplici. Metti l'impasto nel forno senza condimenti. Ah, ok. Questa qua, ragazzi, vuole solo l'impasto. Quindi così. Vuole solo l'impasto. Più semplice di così, guarda. Ok. Non c'è bisogno di tagliarla, ha detto, quindi una pizza più veloce del mondo. Ok. Qui, ragazzi, ovviamente la percentuale è la pazienza. Pizza con la mozzarella, non dimenticarti di tagliarla, ok. Qui, ragazzi, c'è il turno, quindi giorno 1, 6:45, chiudiamo alle 9. E aspettate. Con la mozzarella, ok. Quindi credo voglia anche la salsa, no? E certe volte i clienti fanno degli indovinelli per capire cosa vogliono. E ci sta. Allora, non mi ha detto come tagliarla, io gliela taglio standard in 6 fette, ragazzi. Eccola qua. Tengo. Ok, bene, bene. L'importante è che ci paghino e che siano contenti. Allora, ecco qua, vediamo. Allora, vogliamo darti il benvenuto. Ok, praticamente ci hanno dato, ragazzi, un iPad che possiamo usare per fare sfide e per nuove, insomma. Con le sfide ci danno nuovi soldi. Cioè, ci danno dei soldi che appunto qua in corso stiamo facendo. Vedete, abbiamo varie sfide e ragazzi è un gioco molto lungo. Ad esempio sfida,
possiamo reclamare 5 dollari. Vabbè, gli sponsor, ma a noi non ce ne frega. Penso abbiamo finito il giorno. Esatto. Esattamente. Eccoci qua. Ovviamente abbiamo perso per le forniture utilizzate, ma abbiamo guadagnato. L'importante è che guadagniamo più dei rimborsi, perché se no dopo andiamo in bancarotta. Ok, allora volendo ragazzi possiamo fare un altro giorno. Ho dato un'occhiata ai minuti, siamo a 5. Salame piccante è gratis ragazzi, quindi io direi di prenderlo. E infatti abbiamo nuovi condimenti, vedete, funghi. E più andiamo avanti più costano i condimenti. Qui ragazzi parlano al telegiornale, ma vabbè. Qua dicono la pizza non contiene la parola pizzeria, vabbè. Cavolate. E ragazzi saltiamo, quindi andiamo al secondo giorno. No, grazie. Allora devi diventare esperto di insaccati. Ok, vediamo, non è solo piccante. Allora, sia condita con mozzarella e salsa. Sì, beh. Conosco, conosco. Sei fette, non voglio vedere nessuna fetta troppo piccola. Questo è abbastanza arrabbiato. Vedete, lui la pazienza ce l'ha al 100 perché è una prova. E il condimento è facile. Va bene, va bene. Mettiamo le perfette. Ok. E aveva detto 6 fette. Più si va avanti, ovviamente, più la pazienza diminuisce più in fretta. Olè. 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 Ci dirà che fa schifo. Io ho già giocato a questo gioco, è molto bello. E infatti volevo portarlo in canale. Un vero escremento di pizza, adesso dice, ecco. Quindi, veramente. Allora, andiamo avanti. Mi ha appena usato il salame piccante, sembrava buono. Puoi metterlo sulla mia pizza? Ok. Infatti, ragazzi, se le persone fanno degli indovinelli che non capiamo, c'è anche il tasto che cosa. E ce lo spiegherà un po' meglio. E quindi una pizza normalissima, come quella di prima, identica. Ok, non ci ha detto come tagliarla. Quindi io lo taglierò in 6. Ok. Mi sa che già abbiamo una sfida completata. Esatto, sfida 5. Soddisfa 5 clienti, serve 8 pizze, vabbè. Altre due. Vediamo. Posso avere una pizza con la mozzarella ma senza salso? Ok. Praticamente vuole una pizza bianca. La mettiamo in forno. Certe volte ragazzi il forno si rompe, infatti vedete queste tacchette. Quando arriva l'ultima e dobbiamo evitare che esploda e aggiustarlo prima. Ok. Al bordo, insomma, il formaggio ce n'è, non ce n'è poco ovviamente, quindi ecco qua la sua pizza. Perfetto, siamo a 100 dollari ragazzi, non male. Conosci qualcosa che è più buono di una pizza al salame piccante? Ok, pizza salame piccante, non mi ha detto di togliere nulla, quindi gliela facciamo ragazzi standard. Ok, questo ragazzi è maggiormente un'applicazione per telefono, però volendo ve la potete installare con Amazon Shopping lì, perché non si trova su Google. Ok, ci ha detto, non ci ha detto come tagliarla, quindi la tagliamo noi. Perfetto, ragazzi in teoria altri due clienti perché poi finiamo il turno. Non posso ordinare più di uno, vorrei due pizze, la mozzarella da condividere con la mia famiglia, per favore. Tagliare in 8 fette. Ok. Due pizze alla mozzarella. Ok.
Uno. Olè. Ovviamente, come vi ho già detto prima, si può velocizzare, ma non è che la velocizza di tanto, eh. Beh, 8 fette, to, una in più. Ah, hai già segnato 8. Mi si è tagliato un po' di schifo, però vabbè, dai. Prendi che ci paghi. Perfetto. No risultato, mi sbaglio sempre. 5. Ok. Quindi niente ragazzi, eccoci arrivati al secondo giorno. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero di sì. E nulla. Andiamo avanti, insomma, se vedo che questo episodio va bene, andiamo avanti. Quindi mi fermo qua ragazzi, non vado avanti per ora con i giorni. E nulla. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi attivando la campanellina per nuovi video. Stanno uscendo nuovi giochi, quindi ragazzi, faremo uscire anche nuovi giochi nel canale mai usciti. E nulla, commentate se volete altri video come questi, comunque vedrò io tramite le visual. E niente, ragazzi, noi ci vediamo. Ciao a tutti, ciao!